4 anni fa sono stato alle Paralimpiadi di Londra. E ho conosciuto Luigi Sciannameo, che è lui, mentre allenava Marisa Nardella, che è una campionessa olimpica di tennis e tavolo in carrozzina. Oggi ho ritrovato Luigi e accompagnandolo in palestra mi ha raccontato la storia del Pala Handicap, una palestra nata per dare priorità agli sport con persone disabili. Questa palestra era nata con lo scopo principale di servire per i disabili per fare sport. Poi, per i normodotati, negli spazi residuali, con la nuova gestione del gruppo sportivo dell'unità spinale, è successo che non c'è nessun disabile che fa attività sportiva qui dentro. Gli unici disabili è la nostra società che ha questi spazi ricavati in questo angolino della palestra. Che gli hanno dato subito? No, hanno fatto di tutto per non darcele. L'abbiamo dovuto fare un ricorso al TAR, anzi due. È diventata solo un business, un'attività commerciale. Una storia c'è anche nel nome che non c'è. Un nome che non è indicato neanche nei cartelli fuori. La palestra era nata come Pala Poafi, polisportiva handicappati fiorentini. Poi nel bando è stato cambiato il nome Pala Handicap per indicare la destinazione d'uso specialistica per i portatori di handicap. In effetti anche nell'avviso pubblico si parla di palestra handicap e anche nell'aggiudicazione definitiva si parla di palestra handicap. Poi davanti a un caffè Luigi mi racconta la storia della palestra. 29 aprile del 2009, all'inaugurazione, questo è il taglio del nastro. Giuseppe D'Eugenio, Eugenio Gianni, Eros Cruccolini, ufficio tecnico del comune. E che dovesse essere una palestra per persone con disabilità lo riportavano anche gli articoli di giornale. Una palestra per handicappati. La palestra gli viene assegnata, poi messa a bando, poi vincono il bando, poi viene rimessa a bando nel 2014 e perdono. Non abbiamo nemmeno fatto ricorso, perché ci poteva anche stare. Ora qual è la situazione? Che quell'impianto totalmente usato per affittare spazi o fare attività a pagamento. Ma non ci sono disabili, non c'è nessun disabile. Quindi è stato stravolto tutto il progetto. Scherma in carrozzina e danza in carrozzina, che erano le due attività che dovevano fare. E di queste non vi è traccia. Nessuna delle due? Nessuna delle due. Pronto? Sì, salve, buongiorno. È la palestra di Via Lunga. Sì. Sì, salve, senta, volevo un po' di informazioni su che tipo di corsi ci sono, che cosa fate. Io avevo letto lo scherma e la danza in carrozzina, sto parlando. Allora, in carrozzina no, scherma e danza ora non ce l'abbiamo. Anche se nell'attribuzione del punteggio si parlava proprio di scherma, danza ed attività motoria per vari gradi di disabilità. E secondo Luigi c'è anche un altro fatto. Anche al piano di sopra, dove c'è una società che anche con noi collaborava con i bambini autistici, a cui noi davamo gratis gli spazi, adesso loro pagano un affitto. Le accuse di Luigi sono molto gravi. Poi il palinsesto attuale della palestra, questo è un documento ufficiale, si trova sulla rete civica del comune. Corsi, questi sono i corsi che sono attivi nella palestra e sono in contrasto, per esempio, sabato 10 e 11, qui nel palinsesto approvato dal comune, dalle 10 alle 11 ci sarebbe l'attività fisica adattata. Quindi l'unica società di disabili siamo noi, la Poafi, eccola qui. Ho fatto anche alcune foto dell'impianto negli orari in cui doveva essere aperto, vuoto. E questo il comune lo sa. E che dice? Che è tutto a posto. Questa è la cosa strana. E mentre noi aspettiamo la replica del comune e dell'unità spinale, Luigi si tiene le coppe dei suoi campioni in casa. Questa qui è diventata una fioriera che l'ho dovuta portare via di corsa dalla palestra. E una di queste è proprio di Marisa Nardelli, che vi ho mostrato a inizio video. Chiediamo che la palestra handicap sia sfruttata dai disabili che fanno realmente attività. Tutto qui. Noi per poter entrare in quella palestra abbiamo dovuto lottare, purtroppo vediamo che siamo gli unici a fare attività in quella palestra. E questo a me personalmente come disabile dispiace, ecco.